Buon pomeriggio a tutti, vi ringraziamo per aver accettato il nostro invito a essere presenti qui alla sala stampa del centro sportivo GB Fabbri SPAL per la conferenza stampa di presentazione del nostro nuovo allenatore della primavera, ovvero Giuseppe Scurto, che ringrazio ovviamente anche lui per l'invito. Insieme a lui abbiamo il direttore dell'area tecnica del settore giovanile, Ruggero Luderniani. Oggi andiamo a presentare uno dei primi tasselli della nuova stagione, sia per quanto riguarda il settore giovanile che per quanto riguarda anche la prima squadra biancazzurra. Per l'introduzione a questa conferenza stampa e la presentazione del nostro nuovo allenatore Giuseppe Scurto, lascio la parola al direttore Ruggero Luderniani. Prego direttore, buon pomeriggio. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie di essere venuti qua alla presentazione del nuovo allenatore della primavera. Penso che sia assolutamente doveroso partire dal passato per poi parlare del futuro. È chiaro che notizia di due giorni fa è il fatto che saremo in primavera 1 dall'anno prossimo. Questo ci riempie di orgoglio, ci riempie di grande soddisfazione, ci riempie anche di responsabilità, ma penso che sia doveroso prima di tutto ringraziare chi l'anno scorso è stato con noi, chi in questi anni ha conseguito e aiutato a raggiungere questo tipo di risultato. Quindi vorrei ringraziare personalmente Luca Fesconi e Alberto Nardi, che sono state le prime persone onestamente con cui due giorni fa ho condiviso questa grande soddisfazione, questo grande risultato. Penso che siamo tutti uomini di calcio, penso che anche voi siate uomini di calcio e sapete benissimo che quando c'è un cambio dal punto di vista del direttore, dell'area tecnica, possono avvenire anche questi tipi di cambiamenti. Io però a Luca sarò sempre grato anche ad Alberto. E ripeto, questo risultato, oltre che condividerlo con tutti i miei collaboratori più stretti, l'ho condiviso anche insieme a loro, perché penso che sia, ribadisco, giusto, e soprattutto ci hanno dato una grande mano a raggiungere questo risultato. Ora guardiamo al futuro. Il futuro chiaramente parte da Giuseppe Scurto. È una scelta che viene da un percorso che abbiamo fatto internamente insieme anche al direttore Zamuner. Giuseppe è un allenatore, seppur giovane, con una grande esperienza, perché ha smesso presto di giocare per suoi problemi personali, però è dal 2013 che allena, ha già vinto il campionato Primavera 2, ha vinto una Supercoppa sempre a livello di Primavera, a livello di Under 17 ha conseguito 3 fasi finali su 4 stagioni. 2 anni fa in Primavera 1 si è salvato in una stagione in cui a Palermo sappiamo tutti le difficoltà che c'erano state, e l'anno scorso anche lui ha fatto benissimo nel girone B. Ma detto questo, a prescindere dai risultati, è un percorso che vogliamo intraprendere nuovo. Io ho grande stima in Giuseppe, penso che Giuseppe ci possa dare una grande mano, perché ci sarà bisogno in questo tipo di campionato che noi non abbiamo mai fatto, che noi come società non abbiamo mai affrontato, e quindi anche la sua esperienza, invece, dettata dal fatto che lui l'ha fatta 2 anni fa, ci potrà sicuramente aiutare. Quindi io in questo momento, se avete domande, vi passo, se no passo direttamente la parola al mister. Facciamo fare un saluto al mister. Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. Io mi presento un attimo, l'ha già fatto il direttore, comunque mi presento un attimo. Come ha detto il direttore, ho smesso io presto da calciatore per problemi fisici, quindi mi sono trovato poi all'età di 30 anni praticamente a cominciare l'attività da allenatore. Ho iniziato a Palermo, 4 stagioni di Under 17, poi appunto sono passato alla categoria Primavera, che ho allenato 2 anni a Palermo e poi nell'ultima stagione a Trapani. Sono felice insomma di questa opportunità di essere qua alla SPAL, perché è una società che negli ultimi anni ha fatto grandi cose, ottime cose, e anche a livello del settore giovanile è una società che sta lavorando molto bene, per cui sono felice di questa opportunità, ringrazio la società, ringrazio il direttore e sono a disposizione insomma per le vostre domande. Ovviamente, come succede sempre in questi casi,
presentatevi così il mister inizia a conoscervi, ovviamente nome, cognome e testata. Prego. Buongiorno, buongiorno mister, benvenuto. Alessio Duatti, Nuova Ferrara. Le faccio la classica domanda d'avvicinamento e d'arrivo, un pochino se ci può raccontare com'è nata la trattativa, qual è stato il suo primo approccio alla città e all'ambiente e quali sono insomma le sue aspettative, i suoi obiettivi per questo campionato. Ma mi ha chiamato credo un mese fa il direttore, abbiamo parlato e sono stato con un paio di giorni e poi il direttore dopo qualche settimana mi ha richiamato comunicandomi la scelta, insomma che mi ha reso felice, come dicevo prima, perché è una società, la SPAL, che sta facendo molto bene. In questi pochi giorni mi sono reso conto che è una società che lavora con grande organizzazione, con grande attenzione in tutte le sue componenti, per cui insomma è una cosa che mi fa molto piacere. Per quanto riguarda gli obiettivi, è chiaro che come settore giovanile l'obiettivo principale è sempre quello di far crescere più giocatori possibili in ottica prima squadra, che possano tornare utili per la SPAL o quantomeno insomma che possano arrivare tra i professionisti, che poi diciamo è l'obiettivo principale. Come classifica, facendo la Primavera 1, che comunque è un campionato di grande difficoltà, di grande livello, io l'ho affrontato col Palermo ed è sicuramente un campionato molto competitivo, l'obiettivo per una neopromossa non può che essere quello della salvezza, del mantenimento della categoria, che sarebbe un risultato straordinario, perché tra Primavera 1 e Primavera 2 c'è un po' la differenza che c'è tra il campionato di Serie A e il campionato di Serie B, volendo fare un confronto con i grandi, con la differenza che la Primavera 1 è un campionato a 16 squadre e non a 20 squadre, quindi è ancora più complicato riuscire a mantenere la categoria, e quindi siamo consapevoli che ci vorrà un grande lavoro da parte di tutti, però allo stesso tempo insomma siamo felici di poterlo disputare, perché è un grande stimolo per tutti quanti, per i ragazzi in primis, che potranno avere maggiore visibilità, potranno avere la possibilità di confrontarsi comunque con un livello più alto, quindi con più possibilità di migliorarsi ulteriormente, di crescere ulteriormente, quindi siamo sicuramente concentrati per poter far bene. Le chiedo poi se ci può raccontare un pochino qual è il suo calcio ideale, i principi, se ha un modulo basilare. Ma diciamo, io ho fatto questi 7 anni nel settore giovanile, chiaramente il settore giovanile ci si adatta molto ai ragazzi che si hanno, perché il primo obiettivo è quello appunto di valorizzare i giocatori, quindi è chiaro che le caratteristiche dei ragazzi vengono sempre prima di qualsiasi idea che un allenatore possa avere. E così ho fatto in questi anni, nel senso che mi sono sempre molto adattato sia come modulo e sia come stile di gioco, mi sono sempre molto adattato alle caratteristiche dei ragazzi per cercare di valorizzarli al meglio. Buongiorno, sono Stefano Manfredini, Carlino. Volevo chiedere, non conosciamo ancora con esattezza la composizione della rosa, quando probabilmente fino a qualche settimana fa, fino a pochi giorni fa, non si sapeva nemmeno in quale categoria. È pronta già questa squadra per affrontare la categoria superiore, oppure servono ancora molti innesti? Ma è chiaro che noi eravamo preparati in linea di massima per affrontare il campionato Primavera 2, quindi sicuramente da questo punto di vista qualcosa la società farà per diciamo adeguarsi al campionato Primavera 1, perché sono due campionati molto diversi sia come livello ma anche come composizione delle rose, perché in Primavera 1 c'è la possibilità di schierare 5 fuori quota e quasi tutte le società utilizzano questa possibilità, quindi c'è quasi anche un anno di differenza di media tra le due categorie, per cui è chiaro che fare la Primavera 1 e fare la Primavera 2 non è la stessa cosa, per cui da questo punto di vista chiaramente la società saprà sicuramente adeguarsi al campionato che dobbiamo fare. Sì, Stefano, aggiungo che è inevitabile che in questo momento noi siamo in una fase di stallo, no? Chiaramente noi siamo partiti lunedì,
Inizieremo ufficialmente gli allenamenti però da domani, perché abbiamo fatto tutta una serie di test che chiaramente i protocolli prevedono. E come giustamente ha detto il mister, noi abbiamo fino ad ora lavorato per il campionato Primavera 2. È chiaro che dovremo un attimo aggiustare il tiro, questo è fuori discussione. In più abbiamo quei ragazzi che sono stati qua 2 mesi con la prima squadra, che attualmente non sono qua con noi, quindi torneranno dopo Ferragosto. Quindi in questo momento è importante intanto ripartire con una messa in moto dei ragazzi, perché è 6 mesi che eravamo fermi. E poi sarà utile questo mese qua per chiaramente sistemare un po' la squadra, perché chiaramente, come vi ha accennato il mister, c'è una netta differenza tra il campionato Primavera 2 e Primavera 1. Poi noi come politica, se vi ricordate l'anno scorso, e questa è sempre stata una mia idea, in Primavera 2 era giusto avere una rosa un po' più giovane per quello che è il livello del campionato, per quello che secondo me era necessario fare. Chiaramente in Primavera 1 i ragionamenti cambiano radicalmente. Un'altra cosa a cui penso che mi possa rispondere il direttore, i ragazzi che abbiamo visto magari debuttare oppure aggregati con la prima squadra faranno parte di questo gruppo oppure per loro avete delle altre idee? Ma guarda, in questo preciso momento è difficile risponderti in maniera chiara, perché sapete benissimo anche la rosa della prima squadra, quello che è il lavoro che deve fare il direttore della prima squadra. Sicuramente come idea è quella di un paio di ragazzi portarli nella rosa della prima squadra, poi se li avremo a disposizione durante la stagione o meno, cammin facendo, quello si guarderà. Però sicuramente dal momento in cui ritornerà la prima squadra e nel momento in cui il direttore avrà composto la rosa della prima squadra, lì capiremo meglio come e chi avremo totalmente a disposizione, parzialmente a disposizione o addirittura proprio non a disposizione. Avete altre domande? Prego. Prego. Buongiorno, Giacomo Lupi, Spalvino. Ho una domanda per il direttore. Abbiamo visto anche che è cambiato un pochino l'assetto degli allenatori delle varie giovanili, per esempio non c'è più Perinelli e De Gregorio, quindi volevo chiedervi se ci poteva un attimo spiegare cosa è stato fatto. Grazie. Prego. Allora, per quanto riguarda gli allenatori dall'Under 17 in giù, qualche modifica è stata portata. Parto da De Gregorio. De Gregorio l'ho ringraziato e lo ringrazierò sempre, perché dal momento in cui c'era una necessità si è messo a disposizione a gennaio alla guida dell'Under 15. Però De Gregorio è il nostro responsabile attività di base, che è un settore su cui io e i miei collaboratori teniamo molto e ci puntiamo molto, e quindi penso che sia opportuno che Max sia sempre e costantemente sul campo con gli allenatori e con i ragazzi dell'attività di base. Però comunque gli ho chiesto di rimanere anche nel contesto dell'attività agonistica e farà il collaboratore dell'Under 15. Per quanto riguarda Perinelli è una scelta tecnica, verrà ricollocato in un'altra squadra e abbiamo inserito invece Serpini Cristian, che è un allenatore che quest'anno aveva fatto molto bene a livello di Serie D, che si vuole mettere in gioco nel settore giovanile. Mi è piaciuto molto come tipo di ragionamento, in un gruppo in cui sapevo benissimo esserci tanta qualità e in un gruppo in cui puntiamo molto. C'è un'indicazione su un sistema di gioco per quanto riguarda tutto il settore giovanile oppure ogni allenatore dalla primavera in giù potrà decidere in base alla squadra che ha a disposizione? Mi fa piacere questa domanda, perché tra le altre cose durante l'estate avevo sentito determinati ragionamenti. Allora, il concetto mio e il mio credo è che noi dobbiamo valorizzare i giocatori migliori che abbiamo per ogni categoria, e quindi ogni allenatore deve fare in modo che possa giocare in un modulo che consente di valorizzare il giocatore migliore di quella categoria. Se io ho un trequartista e dobbiamo per forza giocare 4-3-3, non posso permettermi di perdere un tipo di giocatore con quelle caratteristiche, faccio un esempio proprio tecnico. Quindi noi non abbiamo un'imposizione, non do un'imposizione di un modulo a nessun allenatore. Sicuramente dietro ci piace giocare a 4, questo sì, poi da metà campo in su cerchiamo di valorizzare i giocatori migliori che in ogni categoria abbiamo. Se non avete altre domande, faccio una precisazione, un attimo solo.
Non abbiamo ancora chiaro il regolamento della Primavera 1, nel senso che il mister giustamente parlava di 5 fuori quota, però anche lì c'è stato durante questi mesi un po' di confronto, dialogo tra i vari responsabili dei partecipanti al campionato Primavera 1. Quindi per quanto riguarda il regolamento potrebbe essere uguale a quello dell'anno scorso, ma non è del tutto detto. Sicuramente dovremo apportare un paio di modifiche al centro sportivo per fare in modo che la Primavera possa giocare qui, perché come sapete c'è la copertura televisiva delle partite e quindi siamo già al lavoro insieme al direttore generale Gazzoli per fare in modo che possa essere ospitata anche l'emittente televisiva, e anche la tribuna deve un attimo essere sistemata perché richiede la presenza di una parte proprio per la tribuna stampa. E quindi ci sono un paio di cose che pian pianino ci verranno comunicate, ci sono alcune cose invece che già sappiamo su cui stiamo lavorando, ecco. Quindi vi terremo poi comunque aggiornati su quelli che sono i passaggi che faremo in queste settimane.